Andrea Occhipinti, in quanto presidente della sezione distributori dell'Anica, ci parli di questa iniziativa, dunque della Festa del Cinema, giunta quest'anno alla sua seconda edizione. Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete e eventualmente ve ne saranno delle altre di edizioni di Festa del Cinema? Sicuramente di migliorare il risultato dell'anno scorso, che è stato molto buono perché c'è stato un incremento di biglietti venduti del 66% nella settimana prima al Festival di Cannes. Quest'anno ci sono anche più film, in particolare ci sono dei film che sono presenti a Cannes come Grease di Monaco, c'è Godzilla 3D per cui partecipano nell'ultimo giorno della settimana, c'è Ghost Movie, il film di Jarmusch e molti altri film. E l'idea è quella di riavvicinare il pubblico che magari non frequenta le sale con un prezzo molto conveniente e molto accattivante che è 3 euro e di fargli vedere il film come vanno visti sul grande schermo, in sala, e farli godere di questo grande spettacolo, così come chi è appassionato di cinema magari farli andare a vedere più film, qualcuno parlava appunto l'occasione per vedere anche più film nello stesso giorno, perché insomma 3 euro è veramente per uno spettacolo di questo tipo, con un'offerta in sala che sarà molto varia e molto vasta per tutti i gusti, da cinema italiano a cinema americano, da film di intrattenimento a film più impegnati, può essere molto ricca e può essere molto, come dire, invogliante per il pubblico. L'idea è quella di, come dire, allargare il pubblico e incrementare quelli che già frequentano le sale ad andarci di più. Una battuta in merito soprattutto ai problemi che oggi la distribuzione affronta, mi riferisco soprattutto all'annoso problema, all'annosa questione della pirateria e poi allo snodo fondamentale che stiamo vivendo, quello verso la digitalizzazione. Ecco, voi in che direzione vi muovete? Intanto ci sono dei segnali, mi sembra, positivi, cioè comincia un po' a ridursi la pirateria, cominciano ad esserci varie piattaforme che hanno un'offerta legale a prezzi molto convenienti, per cui anziché scaricare un film di cattiva qualità che si interrompe continuamente e perdere tempo, perché anche il tempo vale, si possono avere delle offerte di film appunto che sono su queste piattaforme e che si possono vedere. L'altra cosa, cioè, è entrato in funzione il regolamento dell'AGCOM che ha un'azione repressiva nei confronti di tutti quei siti che propongono dei film di cui non hanno i diritti, in pratica, che lucrano alle spalle di questi film perché poi magari vendono pubblicità, e dunque c'è tutto dietro un'organizzazione, non è semplicemente qualcuno che offre un film a qualcun altro, dietro ci sono proprio delle vere e proprie organizzazioni che guadagnano alle spalle di chi fa i film, di chi li produce e di chi li interpreta.